Partiranno piccoli lavori per trasferire l'endoscopia digestiva del dottor Di Mito, che voglio ricordare sta lavorando in maniera molto egregia e che grazie a lui siamo in linea con i parametri degli screening per quanto riguarda il secondo livello del colorretto. E sarà trasferito al quarto piano, dove ci saranno quattro stanze importanti, quindi un servizio adeguato. E infine oggi si è parlato sempre di umanizzazione e procederemo all'allargamento e il restauro, diciamo restyling, della sala gessi, inclusa la parte relativa agli arredi e alla sala d'attesa, così che i nostri cittadini, voglio ricordare che la sala gessi purtroppo è uno di quei posti che insieme al pronto soccorso è il più frequentato dell'ospedale, i nostri cittadini possono venire e avere naturalmente l'adeguato comfort insieme alle cure che già sono ottime. Ecco, e poi importante è stato sottolineato per quello che riguarda il reparto endoscopia anche il rapporto di collaborazione che esiste anche con un primario di cui si parla ormai non solo a livelli nazionali ma diremo a livello europeo anche per il tipo di interventi che effettua. Ma diciamo che io l'endoscopia è uno dei rami dell'attività del dottor Santoro, quindi che io non finirò mai di ringraziare anche a nome dei nostri cittadini ma a nome di tutti i pazienti che vengono a Civitavecchia, e con lui si è creata una linea importante specialmente per quanto riguarda gli interventi complessi oncologici, attraverso la quale oggi si visita, si diagnostica, si viene operati e poi insieme ai nostri colleghi oncologi voglio ricordare che l'oncologia ha aumentato del 40% le prestazioni da quando il professor Zampa è in pianta stabile qui a Civitavecchia. È logico quindi che questo va a dare un completamento delle cure che qui lo voglio dire, che presto si avrà un altro pezzo importante su cui la ASL ha dato il massimo impegno anche di velocità, che è quello dell'hospice a Civitavecchia, che aprirà da ottobre a dicembre, voglio essere comodo nei tempi perché ci sono naturalmente dei termini pratici, tecnici, burocratici da rispettare, e che però darà la massima dignità ai nostri cari in un momento importante, delicato, che è proprio quello del fine vita, che non bisogna avere paura di ricordare ma che naturalmente bisogna invece avere la massima accortezza per organizzarlo al meglio.